Andiamoci ad ascoltare Paolo Zanetti. Ovviamente sarà lì a festeggiare. Lo corro tutto zucchero. E noi invece. Oh, spreader. Oh, non lo so se c'è un precedente, ma non mi pare che ci sia un precedente. Comunque, ragazzi, abbiamo steccato la prima. Fa male. Adesso deve passare una settimana. Per riscattarci, speriamo che ci riscattiamo, mamma mia, col problema in casa. Ai, ai, voglio essere ottimista. Sbagliando si impara. Loro hanno sbagliato in Coppa Italia e adesso hanno imparato contro il Napoli. Noi abbiamo sbagliato contro di loro e adesso impariamo contro il Bologna e tutte le altre squadre che verranno. Ci facciamo valere. Vabbè, andiamoci ad ascoltare il mister e poi dopo traiamo la conclusione. Vai, Zanetti, vai. Importante perché al di là del risultato che va benissimo e ce lo godiamo tutto perché dietro poi ai risultati c'è tanta fatica, tanto sacrificio. E quindi le vittorie secondo me e i punti vanno goduti tutti, però dall'altra parte oggi siamo stati una squadra, siamo stati una squadra nella sofferenza e anche nella proposta. Nella squadra chi ho scelto di partire, ho fatto anche qualche scelta particolare. E chi è entrato ha dato, secondo me, molto. Questo per me è la cosa più importante, è una cosa che mi costruisce le fondamenta ed è una cosa che mi fa ben sperare che questa squadra abbia tutte le carte in regola per giocarsi l'obiettivo che si è prefissata e che rimane quello, ovviamente, quindi non facciamo nessun tipo di discorsi particolari perché serve equilibrio ed è importante per noi averlo sia nelle sconfitte che nelle grandi vittorie. Però non mi voglio prendere meriti, io voglio dare meriti ai ragazzi che mi hanno seguito, hanno fatto tutto quello che abbiamo provato alla lettera, sia il primo che il secondo tempo, e hanno dato il 100% e secondo me più di qualcuno spero si sia reso conto di quanto sia forte. Perché a noi ci manca anche un po' di consapevolezza e queste partite secondo me te le aumentano. Ciao mister, intanto complimenti per la vittoria. Grazie. Non so se lo sa, ma 10 anni fa il Verona di Mandorlini vinse contro una squadra di Conte, in quel caso la Juventus, e ci fu una corsa pazza sotto la curva sud come la sua. Che sensazione ha provato al gol di Livramento? Ma in realtà in tutti i gol io vivo in questo mestiere in maniera molto passionale, viscerale e onestamente oggi raramente nella mia carriera ho giocato in uno stadio a favore in questo modo. Abbiamo dei tifosi che sono di un'altra categoria, che meriterebbero dei palcoscenici molto più importanti rispetto a quello che ci giochiamo oggi, però è impossibile secondo me andare in questo stadio con questa energia e sbagliare la mentalità della squadra. Per me è impossibile, è inconcepibile. Secondo me, quando lo faremo, se lo faremo ancora, sarà una cosa sulla quale ragionare perché non si può accettare di avere una spinta così dietro e poi magari essere in campo passivi. Questo non lo dobbiamo fare, non dobbiamo fare mai. E solamente in questo modo avremo sempre il vantaggio di avere la nostra gente dalla nostra parte. Quindi oggi l'abbiamo dimostrato, si è creato secondo me un bel legame oggi e io personalmente ci tenevo a presentare in campo una squadra con le contropalle. Ciao mister, complimenti. So che Grazie. oggi parlare di simbolo è riduttivo, però volevo fare una menzione speciale a Lazovic, che oggi penso abbia fatto una serata, diciamo, incredibile, insomma, anche per le critiche che sono state mosse, un giocatore che magari si diceva che era arrivato un po' alla fine, invece oggi ha smentito tutti. Ma no, Lazovic è il nostro capitano, e le critiche le prendiamo tutti e fanno parte del gioco, come oggi ci prendiamo gli elogi, ma noi siamo dei professionisti, dobbiamo avere equilibrio sempre e essere consapevoli che la vera gioia sarà tra 10 mesi. Quindi Lazovic per me è un giocatore importante, un esempio. Oggi gli ho chiesto un grandissimo sacrificio dal punto di vista tattico perché ha dovuto fare praticamente il quinto, che è un ruolo che ha fatto
in quasi tutta la sua carriera, lo conosce perfettamente e non è neanche calato dal punto di vista fisico, quindi la mentalità, poi lo dico sempre, batto sempre su questo tasto, ma la mentalità fa la differenza. Quando si vuole fare qualcosa, se hai la mentalità giusta, arrivi a fare anche qualcosa che magari tutti quanti pensano che tu non possa fare. Ciao mister, ancora complimenti. Grazie. Per il risultato. Allora, la sberla di domenica si è sentita anche nel primo tempo, mentre nel secondo tempo la squadra ha cambiato, l'ha subita, ma l'ha trasformata in un'energia positiva. Sì, ma l'ha subita in positivo nel primo tempo, perché la settimana scorsa giocavamo a metà campo, mentre questa partita l'abbiamo interpretata con grande umiltà e ci siamo messi in modo diverso. E ovviamente c'era da soffrire, l'abbiamo messo in conto, ma sapevamo che a lungo andare nella partita si potevano aprire molti spazi e lì sono stati bravissimi a interpretarla. Secondo me l'interpretazione della gara generale è stata ottima. È normale subire qualche tiro o qualcosa dal Napoli, che è uno squadrone e rimane uno squadrone. Dall'altra parte però abbiamo avuto anche noi le nostre situazioni, e soprattutto quando i ragazzi si sono un po' sciolti abbiamo giocato anche bene al calcio, e secondo me questa è una cosa importante, perché noi dobbiamo, secondo me, provare a fare l'uno e l'altro per valorizzare dei ragazzi. Oggi ho messo dentro un ragazzino a metà campo che probabilmente nessuno si aspettava, ma è stato uno dei migliori in assoluto, con grandissima personalità, e ci ha dato quel tocco di personalità in più che ci ha fatto girare la palla molto meglio rispetto al primo tempo. Mister, hai anticipato la mia domanda, perché ti volevo proprio chiedere di lui. No, figurati. E come sta Serdar? E poi cosa prova un allenatore quando manda in campo un giocatore che dopo un minuto segna? Cioè, non so, al di là dei meriti dei ragazzi, insomma, si pensa che fortuna, che intuito che ho avuto, cioè anche le sensazioni dell'allenatore in queste situazioni. Ma è la stessa ribaltata quando mi dite che sbaglio i cambi. È la stessa cosa. Alla fine sono bravo io quando loro vanno in campo e fanno vedere qualcosa. Noi ovviamente come allenatori siamo preveggenti e dobbiamo cercare di intuire qualcosa, ma non abbiamo la sfera di cristallo. In quel momento secondo me andavano fatte quelle cose, ho fatto certe scelte e oggi hanno risposto perfettamente. Ho fatto anche delle scelte iniziali particolari, perché non penso che vi aspettavate il livramento oggi in campo, e anche lui ha fatto gol, quindi questo significa sicuramente, ci do un'altra lettura, che i ragazzi sono con me e credono ciecamente nel percorso che dobbiamo fare. Leggero alla partita, perché non fa parte di noi, la normalità è questa. Però nel calcio capita l'11 agosto di sbagliare una partita, è normale che questo magari poi abbassa le aspettative, aumenta lo scetticismo, ma questo fa parte dell'ambiente calcio. Da parte nostra invece abbiamo continuato a lavorare sulla fiducia in noi stessi e nel nostro percorso di crescita, quindi non mi ha stupito la partita dal punto di vista caratteriale, mi hanno fatto vedere invece individualmente delle cose importanti. Perché se io oggi pensavo che Moscara avesse fatto una doppietta a Napoli, ti dicevo probabilmente no. E il suo lavoro è questo, è stupire tutti, è stupire il proprio allenatore, e dà ragione a un direttore sportivo che l'ha pescato in mezzo alla foresta in Colombia. E quindi questo è quello che serve a noi, la fame, e poi dopo quando conta far vedere le cose in campo. E l'altra domanda, scusami? Fino al primo tempo ho detto che secondo me stavamo comunque nella sofferenza, stavamo facendo vedere che eravamo una squadra, e che però stavamo giocando secondo me ancora sotto il nostro standard, che potevamo fare molto di più mantenendo la stessa attenzione ma avendo un po' di coraggio in più con la palla. L'hanno fatto. Molti giocatori singoli sono cresciuti e quindi abbiamo alzato anche il livello della proposta tecnica. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Vabbè, adesso potevano fare pure qualcosa di più. Vabbè, dai, non esagerare. Non esaltiamoci, cioè, poi potevamo fare pure di più. Potevamo andare oltre i nostri standard di adicente. Vabbè, comunque.
Certo, sti ragazzi, capite, che vogliono dimostrare, fa bene, fa bene. Vabbè, purtroppo l'annata è iniziata male, speriamo che si mette bene per noi Napoli. Annaccio. Comunque io sono fiducioso, dobbiamo essere fiduciosi e speranzosi, non ci facciamo abbattere, ok? Vabbè, comunque, voi avete messo il like, vi siete iscritti al canale? Avete condiviso? Condividete. Se volete commentare, commentate. Magari solo per salutarmi, ok? Ciao e forza Napoli, mi raccomando. Ci vediamo sabato prossimo. Questo sabato, che verrà. Perché ci sono le conferenze, ok? Speriamo che ci sia materiale nuovo in campo, energie nuove, mentalità nuova. Oh, rabbia, oh, coltello fra i denti, il sangue nell'occhio, la giugulare. Andiamo avanti. Ciao, forza là.